Ho cominciato a occuparmi di industrial design soltanto negli anni 60, perché lo sviluppo tecnologico ha aperto allora una nuova problematica destinata a nutrire la cultura del progetto. Era finita l'era della meccanica. Abbiamo di nuovo incontrato i materiali, ma non come prima soltanto per trasformarli in metafore poetiche. Li abbiamo ritrovati nella loro fisicità e quindi il nostro modo di progettare, il nostro progetto è arrivato molto vicino alla complessa semplicità della natura. Ci siamo accorti che la materia corre più in fretta dello spirito e che dobbiamo tornare a occuparci delle cose materiali, del mondo fisico, perché sono le cose che cambiano la vita del mondo e soprattutto che cambiano il modo di pensare della gente. La materia non è più data,
ma la inventiamo noi. Allora, i vincoli sono personali, soggettivi, e quindi sono culturali. E noi siamo molto più liberi di esprimerci, di dare una risposta creativa alle nuove problematiche strutturali che sono soprattutto di carattere etico e sociale.